E a Genova, dopo i picchi di contagi degli ultimi giorni, strutture sanitarie prese d'assalto e sotto pressione. Allora andiamo in diretta dall'inviata Silvia Balducci, a te. I dati restano preoccupanti anche in Liguria, 690 nuovi positivi, di cui 514 proprio qui a Genova. Tra meno di un'ora dalle 9 si sperimenta la stretta del sindaco. In questi vicoli e in altre tre zone della città la circolazione sarà limitata, ma si potrà uscire per raggiungere bar e ristoranti. Resta limitato il numero dei pazienti nelle terapie intensive, questo è un dato confortante, ma è aumentata da diversi giorni la pressione sui pronto soccorsi. Noi siamo andati all'ospedale Galliera, vediamo il servizio. Tutto intasato, e l'altro giorno a San Martino era uguale, c'erano una decina d'ambulanze fuori che aspettavamo e purtroppo... La fila fuori dagli ospedali genovesi racconta la nuova emergenza. Entriamo al pronto soccorso del Galliera, i letti uno a fianco all'altro separati dall'area che ospita i non contagiati. Sono arrivato qua perché sono caduto a casa e poi qua ho scoperto che ero positivo al Covid. E dico la verità, ero lì nel corridoio, ho visto di tutto, di più. Qui arriva chi vive nel centro storico della città, diventato una delle zone focolaio. Praticamente lavoravo solo da casa senza uscire, quindi non mi so dare spiegazione su come posso averlo preso. Però l'ho preso. Anche la subintensiva del pronto soccorso in poche settimane è tornata a riempirsi. Due necessità, uno di incrementare i posti letto ospedalieri e due abbiamo necessità di scaricare dagli ospedali coloro che fanno la quarantena o sono pauci sintomatici. Una media di quasi 50 ingressi Covid al giorno, non tutti però sono da ricoverare. Speriamo che di poter... almeno arrivare alle feste e stare un po' più tranquilli. Di fare le feste a casa, magari. Ecco, a casa sì. E tra le vittime del coronavirus anche molti medici di famiglia a Napoli, nonostante i casi.